deserte città, paura lui non ha. Il vortice che incombe sulla terra è già qua, ma lui ci salverà. Farà. Preso dal Canone dei Guardiani, antico testo che custodisce il mistero della luce e della tenebra, che l'armonia del mondo dipende dallo Shariman e dal Namirash, Farhat si sottopone alla prova per diventare il nuovo guardiano, ma viene sconfitto da Rashid. Farhat! Che ti avrei trovato qui. So perché hanno mandato te. Nessuno se la sente di dirmi la verità. E sarebbe? Che ormai sono finito, non hanno più fiducia in me. Dici una sciocchezza. Nessuno ha mai pensato una cosa del genere. Abbiamo sempre tutti fiducia in te. No, non potete averne, visto che non sono stato capace di trovare un po' d'acqua. Io, nato e cresciuto nel deserto. Questa si chiama autocommiserazione e non è da te. Siamo di fronte ad un mistero e per risolverlo dobbiamo essere uniti come una vera squadra. Io so di cosa siete capaci. Avete sconfitto Egokan e recuperato il cristallo magico. Sì, questo è vero. Ma a cosa è servito? A niente. Forse a metterti alla prova. L'aria del deserto ti sta facendo bene, sei Karashu. Sei tu che mi fai bene. Questa sabbia è bellissima. Non avevo mai visto niente di più bello, di più puro. Orek! Orek, caldi tutti per voi! Qualsiasi problema tu debba affrontare con un Borek in pancia lo potrai superare. Struggenti sabbie! Che scenario romantico, adatto agli idilli amorosi e alle paroline sdolcinate. Eh sì, questa è proprio l'ora ideale per i piccioncini. Potete mangiarli anche tutti, tanto Tilda non ne ha voluto nemmeno uno. È troppo impegnata a dare una mano a Rashid. Vado subito ad aiutare lei. Ecco, brava, vai. Io ho capito, se campione vuoi restare, le ragazze devi lasciar stare, come diceva il mio allenatore di polo. Perché? Tu giocavi a polo? Ed ero anche bravo, poi mi sono ritirato perché non volevano farmi usare il padellone al posto della mazza. Non avevo mai visto niente di più bello, di più puro, di più puro. Pura sabbia, tutto è semplice in fin dei conti. Sta funzionando!
niente da perdere! Molto bracca! Ho visto una grande fiammata! Gente del nord poco abituata alle alte temperature. Vado io! Se lo scorpione fa il pavone, rischia di brutto una vera ustione. Ben, pensa tu a Laila. Ascoltate, nel canone dei guardiani c'è scritto che lo Shariman e i Namirash furono creati con le sabbie più pure del deserto. Giusto, è corretto. Vorrei solo fare un tentativo. Sei tu il capo qui? Sabbia, sabbia purissima. No, aspetta! Non così direttamente. Spargi la sabbia sugli specchi. Almeno su quello che resta di loro. Il merito è di Farhat. Beh, è stata soltanto fortuna. Coraggio, campione. Tocca a te raccogliere la polvere. È giusto, sei tu il custode dello Shariman. E ora che cosa ne facciamo? Torniamo a Silvermoor. Forse la polvere di Shariman ci aiuterà a scoprire il segreto di quel buco nero e magari ci servirà anche ad aiutare tuo padre. Ora riconosco il mio unico fantastico correttissimo Farhat. Beh, o almeno credo. Tabaji, attento! Farhat! Aiutami! Tabaji, resisti! Ti prendo io! No! Tilda, svegliati! C'è un'emergenza, Tilda! Farhat, che cosa fai qui? C'è un cambio di programma. No, non accetto nessuna scorrettissima scorrettezza. Mi hai promesso di tornare dal mio papone. Sì, lo so, però ho appena avuto un incubo. Ho visto Tabaji. Tabaji? Il mio amico australiano, vedi, veniva inghiottito da un enorme buco nero. Sono convinto che sia in pericolo. Tabaji è in grado di viaggiare nel tempo dei sogni. Ce l'ha già dimostrato in passato. E credi che ti abbia mandato un messaggio in sogno? Sì. So che sei preoccupata per tuo padre, ma credimi, quel sogno era così reale, non posso sbagliarmi. D'accordo, andiamo a svegliare gli altri, non c'è tempo da perdere. Ali, non si può andare un po' più veloci? Roventi sabbia! Era meglio quando non riuscivo più a fare le mie pozioni. La comitiva si è fatta troppo numerosa, per non parlare di quel grassone che vale per quattro. Ecco l'Australia! Il problema adesso è trovare Tabaji. L'Australia è un continente e il nostro amico vive spostandosi di continuo. Tabaji nel sogno veniva risucchiato dall'alto e il mio papone direbbe in Australia tutto è al contrario, sotto sopra. Aspettate un momento. Tiga, mi presti il koala computer?
Molto caro Shaw, nel profondo entroterra dell'Australia c'è un posto che si chiama Helter Skelter, che in inglese significa sottosopra. Ci siamo, coraggio amico mio, rotta nord-est. Avevi ragione, insieme siamo una squadra molto, molto cara Shaw. Correttamente, cara Shaw. Meno male, appena in tempo. Con questo aumento di passeggeri dovrò rinforzare la pozione. È un piccolo villaggio. Non dovrebbe essere difficile rintracciare il vostro amico. Guardando da qui sembrerebbe tutto normale. Coraggio, andiamo a cercare Tabaji. Fino a qui è tutto normale. Ne sei proprio sicuro? Perché? Che c'è? Scorrettamente scheletrici. Questo lo trovo Mrak, davvero troppo Mrak. Molto preoccupata. Ed io che credevo di essere magro. Credi che ci abbiano visti? Tranquillo, qui dietro siamo ben nascosti. Salve stranieri, bella giornata, eh? Un po' freschina, ma bella. Sembra piuttosto allegro. Con quei denti tutti gli scheletri sembrano allegri. E com'è che trova la giornata un po' freschina? Non ti azzardare a consigliargli di ricoprirsi. Spero che non siamo arrivati tardi per aiutare Tabaji. Arrivano tutti dalla stessa direzione. Andiamo laggiù a vedere. Ali, devo chiederti un altro piccolo sforzo. Mi dispiace, ma dopo quella trasvolata non ce la faccio a trasformarmi un'altra volta. Sapete, comincio a sentire i miei 853 anni. Niente paura. Bene, io abbiamo trovato una soluzione. Molto, molto caro Shaw, ma come potrà mai funzionare? Secondo Rashid è soltanto questione di ordine. Uno dei miei vecchi mezzi, gli ho giusto modificato il logo, era troppo aggressivo. Ora fa un po' kitsch, ma non glielo diciamo. Andiamo? Vedo che hai pensato anche alla guida a destra. Bisogna essere rispettosi delle leggi locali. Ho lenti sabbia. Ecco perché sono così stanco, oltre al ciccione. Guarda che avevo sul groppone! Guarda Farad! Oh. Sembrano in trance come mio padre, è vero? Ferma! C'è una cosa che non capisco. Perché noi non siamo attirati da quel buco nero? Credo che dipenda molto dal tempo di esposizione. Noi siamo qui da troppo poco. E poi c'è un'altra cosa.
Noi abbiamo questo. Già, la polvere di Shariman. Ma quello è Tabagì! Eh? Tabagì, fermati, non farlo! Ombra! Tabagì, amico mio! Ehi, no! Dove vai? Guarda! Ci sono tutti i tuoi amici! Contro l'incantamento non c'è che lo stordimento! Andiamo via di qui! Ti aiuto! Ali, ora tocca a te. Serve subito una pozione per far tornare in sé Tabagì. Non sarà facile, questo deserto australiano è pieno di insidie. Vediamo un po', dovrei aver ottenuto la rinsavilla, ma per esserne sicuro ho bisogno di una cavia. Pistoni e bielle, qualcosa mi appunto! Volteggi e piroette, chi ha preso il mio tutù? Sono la prima stella dell'Olimpia. Una ballerina molto carasciù. No, no, proviamo a correggere. Insidiose sabbie, non ci siamo ancora. Ben, Ali, ma come fate a sopportare un uomo malvagio, perfido e subdolo come me? Come avete potuto perdonare tutte le mie malefatte? La vostra fiducia mi commuove e mi obbliga a dedicare tutte le mie forze al mio riscatto, alla mia redenzione. Sì, sì, va bene, sei perdonato. Ora però basta, abbiamo da fare. Come vuoi, io mi occuperò del fuoristrada. Sarà mio prezzo. Ho ottenuto la rinsavilla! Semplicità, affinché ogni macchia del passato venga cancellata e vi adopererò affinché tutti coloro che hanno... Ma insomma, fatelo smettere! Siano tranquillizzati perché non succederà più. È una promessa solenne che faccio a me stesso. Scusatemi. Farhat, amico. Tilda. Bentornato tra i vivi, amico mio. Ma che cosa ci fate qui? Ci hai chiamato tu con un sogno, ricordi? Ma lui... non è l'uomo malvagio vostro nemico? Sta tranquillo, è correttamente rinsavito. Rinsavito? Ora ricordo, stavo cercando di salvare un cucciolo di canguro che si era perso quando ho sentito un brivido di freddo. Il cielo si è oscurato e è apparso una specie di... buco nero. E gli scheletri? Quali scheletri? Tabagì! Tabagì, possibile che non mi riconosci? Sono zio Ranu. Sei lo zio Ranu? Sì. Quali scheletri, eh? Quello cos'è? Lo zio Ranu è morto 15 anni fa. Ma dove ti eri cacciato? Sono secoli che ti cerco. Cominciavo a preoccuparmi. Che c'è? Non sembri contento di vedermi. Ma che ci fai con tutti quei capelli e quella carne addosso? Non hai caldo? E questi ragazzi? Sono tuoi amici? Accidenti, in che stato siete? Comunque, sono felice di avervi incontrati, anche perché credo di aver smarrito la strada di casa. Va bene, ti accompagniamo noi. Ehi là, Bungari! Buongiorno, vecchio Aranda.
Alan Nakamura! Sempre in forma, eh? Ma come fa a riconoscerli? Ora a sinistra, quella casa laggiù. Moglie, guarda chi ti ho portato. Oh, Tabashi, tesoro, fatti abbracciare. Non stringere così forte, ragazzo mio. La tua zia ha una certa età e le ossa cominciano a scricchiolare. Ma entrate e accomodatevi, ragazzi. Sarete assetati? Ecco qui. Ma sembra putrefatto! Lunga vita a tutti! Davvero squisito. E ora, caro nipote, tu e i tuoi amici sarete miei ospiti alla festa di Skull Creek. Grazie, zio. Apprezzo l'invito, ma credo non sia il caso. No. Insistiamo, figliuolo. Ci saranno tutti. Il sindaco Stone, nonno Yuendumu e nonna Ernabella, zio Balgo. In realtà sono tutti morti da anni. Però così avete proprio un brutto aspetto. Già, lo stavo pensando anch'io. Non potete presentarvi conciati in quel modo. L'invito parla chiaro. È richiesto l'abito spolpato. Venite, andiamo a darci una bella ripulita. Guido! Paura di morire! Eccoci arrivati! Poi mi direte se non è un posto fantastico! Ma che cos'è? Un gigantesco formicaio, oh. Mi vengono i brividi! Dentro ci saranno milioni di formiche verdi! Se ricordo bene, sono quelle carnivore molto, ma molto aggressive. Correttamente corretto, e in particolare adorano la carne bianca. Molto mrak. Oh! Benvenuti, signori, e grazie per aver scelto lo Spolpa Resort, l'unica beauty farm al mondo dove ci si purifica fino in fondo. Oh. Andiamo. Vieni. E tu cosa aspetti? No, servizio non chiesto, servizio molesto. Signore? Ehi, ma... Niente paura, per il prezzo, signore, pratichiamo sconti comitiva. Ma che sconti e sconti, sono miei ospiti, offro io, non preoccupatevi. Per questo signore non sarà semplice, serve il trattamento completo. Ridurre quella circonferenza è impegnativo. Trattamento completo? In che consiste? È una sorpresa garantita dalla casa, giusto, direttore? Non voglio andare. Vedrai che alla fine ti sentirai molto, molto più leggero.